103 milioni che servono per rifare i reparti, per riconvertire i presidi per acuti in presidi territoriali e per le nuove tecnologie, quindi macchinari sia per la diagnosi che robot per le sale operatorie. Quindi vuol dire più efficienza nella diagnosi, operazioni più sicure e più precise e ospedali più accoglienti. Una misura concreta, 103 milioni, ancora una volta la Regione Lombardia con soldi propri in prima linea per la salute dei cittadini. Poi prosegue la riforma. La riforma sta proseguendo in maniera molto positiva, le lettere stanno arrivando, se le ultime sono in fase proprio di incasellamento e quindi... Ma i medici li avete convinti? Con i medici apriremo una fase di ascolto una volta che evidentemente nei prossimi mesi la riforma sarà entrata nel vivo e quindi tutti potremo ragionare su come questa azione assolutamente strategica e fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e mantenere la sostenibilità del sistema sarà entrata nell'operatività. Io confido nel buon senso dei medici e anche nella capacità di tutti di fare un passo avanti e trovare i giusti punti di equilibrio rispetto alle necessità del sistema e dei nostri pazienti più fragili. Sul recente scandalo c'è qualche sviluppo? Priorità, per esempio, su quei tempi d'attesa che sono più lunghi in Lombardia e che sembra che aumentino. Allora, i tempi d'attesa sono dati in primo luogo dal fatto che se noi non possiamo assumere personale, evidentemente con le richieste che crescono non possiamo migliorare le nostre performance. La riforma della cronicità nella gestione del paziente, nell'organizzargli la vita, ha questo compito fondamentale, oltre che evitare che il paziente, sentendosi abbandonato, corra al pronto soccorso ogni 2 per 3, anche qua mettendo in crisi un sistema. Quindi, come capite, è così importante affrontare e a realizzare, rendere vincente la riforma della cronicità, che io penso che tutti gli uomini di buona volontà, in primo luogo i medici e medicina in generale, lo comprenderanno, anche coloro che sono stati, diciamo, per ora un pochino più tiepidi, e accoglieranno la disponibilità di Regione Lombardia a sedersi intorno a un tavolo e a trovare la giusta soluzione. Dicevo, ci sono degli sviluppi particolari riguardo al recente scandalo sulla sanità? No, la magistratura lavora e quindi noi abbiamo massima fiducia nella magistratura. Siamo assolutamente a disposizione come l'abbiamo visto, anzi nel processo di riformulazione degli organismi di controllo che avevamo creato è mia intenzione, visto che il Presidente Fontana ha detto che attenderà, diciamo, alcune settimane prima di presentare il progetto di legge, andare a confrontarmi sia con la Corte dei Conti che con la Procura della Repubblica per capire dal loro osservatorio quali sarebbero gli strumenti migliori per evitare che situazioni come queste in futuro debbano continuare.